Ecco a voi il mio ultimo acquisto. No, Micio, Micio, non ero per te quella. Cosa stai facendo, birichino? Scendi subito di lì. Ed ecco a voi il mio ultimo acquisto, un Dared VP16. Si presenta esteticamente molto bene. L'ho preso usato su eBay, quindi dovrò controllare che non abbia subito modifiche. Perché è un classico. Normalmente quando si vende usato un amplificatore di questo tipo vuol dire che comunque non ha soddisfatto l'acquirente e prima di venderlo normalmente vengono sottoposti a svariate modifiche per cercare di renderlo accettabile. Adesso vediamo un po'. Esteticamente si presenta molto bene, non ha graffi, non ha rotture, non ha niente di niente, è perfetto. Adesso andremo a provarlo e a vedere come si comporta strumentalmente e quanta potenza effettivamente produce. Ed eccolo qua. Il circuito è assolutamente originale. Appena l'ho collegato e ho richiesto la massima potenza, ho sentito un crepitio e del fumo. È saltato un condensatore. E adesso provvederò a rimpiazzarlo, sicuramente è difettoso di fabbrica, probabilmente non era mai stato spinto alla massima potenza l'amplificatore. Quando l'ho fatto il condensatore ci ha lasciato. Eccolo qui sopra ed era collegato proprio qua, su queste due piazzole. Comunque ho già provveduto a ordinarne uno di capacità inferiore perché poi ho verificato è sulla reazione e questo amplificatore è un po' scarso sugli acuti proprio per il fatto che comunque è tagliato. Va bene, continuiamo alla versione finale delle modifiche. Allora, sono stati aggiunti molti condensatori di livellamento. Allora, questo è stato aggiunto in parallelo a questo e a questo che servono per alimentare le valvole finali, la tensione anodica. Poi sono stati aggiunti rispettivamente questo e questo in parallelo a questo e questo e questi alimentano la parte preamplificatrice e invertitore di fase dell'amplificatore. Poi sono stati aggiunti questi due poliestere qua, in parallelo a questo e a questo, che alimentano le griglie di controllo delle valvole finali. Questo grande qua è stato aggiunto per aumentare la capacità totale. Questo invece, sempre in parallelo a questo, è stato aggiunto per attenuare gli effetti dell'induttanza serie, come del resto anche tutti gli altri. Quindi abbiamo praticamente ottenuto un'alimentazione molto molto più veloce e pulita.